trionfo romano ai vittoriosi reduci dalla Spagna. La colonna invitta muove da Piazza Esedera lungo Via Nazionale, dove all'altezza del Palazzo dell'Esposizione il Duce, salutato da altissime acclamazioni, prende posto col ministro dell'interno spagnolo Serrano Suñer, inviato di Franco, sul podio marmoreo a forma di prora di trireme romana, che porta scolpiti i segni del littorio e le frecce della falange. Con a capo il prode comandante delle truppe volontarie generale Gambara e quello della divisione Littorio generale Bitossi e gli ufficiali di Stato Maggiore passano, in un alone di gloria, tre battaglioni spagnoli di frecce e tre battaglioni della divisione irresistibile. Oltre 6.000 uomini in rappresentanza di 25.000 reduci, affratellati dagli ideali comuni e dalla comune vittoria, benemeriti della causa della civiltà che prende nome da Roma. Alle 10.40 tutti i battaglioni hanno raggiunto il Foro dell'Impero, che presenta uno spettacolo imponente di folla e di truppe. Due corone ascendono il sacello del Milite Ignoto, omaggio della Spagna e dell'Italia. Le seguono il Duce, l'inviato del caudillo, i rappresentanti spagnoli, i membri del governo, i generali Gambara e Bitossi e i comandanti le colonne che sostano tutti irrigiditi nel saluto dinanzi al simbolo del sacrificio. Il Duce, conversando cordialmente con l'ospite, discesa alla scalea del Vittoriano, è rientrato a Palazzo Venezia, dal cui balcone sarà costretto ad affacciarsi dalle appassionate invocazioni della moltitudine che unisce il suo nome a quello di Franco e acclama all'indistruttibile amicizia italo-spagnola.